Acqua di monte. Acqua di fonte. Acqua piovana. Acqua sovrana. Acqua che odo. Acqua che lodo. Acqua che squilli. Acqua che brilli. Acqua che canti e piangi. Acqua che ridi e muggi. Tu sei la vita e sempre sempre fuggi. L'antica Tivoli vanta un'origine ed una storia millenaria molto più arcaica di quella di Roma, riconducibile approssimativamente al 1215 a.C. Nell'antichità Virgilio citava nell'Eneide la città Tibur Superbum che nel corso dei secoli prese il nome di Tivoli. Tibur Superbum, struttura sacra, era un importante punto di confluenza tra i diversi popoli, comprovato da uno dei maggiori complessi dell'architettura romana di epoca repubblicana, risalente al II secolo a.C. e visibile ancora oggi. Attualmente Tivoli è conosciuta per le terme di Acque Albule e per le tre magnifiche ville, come la spettacolare Villa d'Este e i resti archeologici della Villa Adriana, entrate a far parte dei patrimoni mondiali dell'umanità UNESCO, e, non ultima, la Villa Gregoriana gestita dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. Le esclusive e suggestive scenografie che emergono da questo territorio sono diventate nel tempo la meta preferita di pittori, poeti e ricchi aristocratici che aggiunsero Tivoli come tappa del famoso Grand Tour già nel 1800. Ci troviamo all'esterno della chiesa di San Michele Arcangelo che, come dice questo pannello esplicativo che abbiamo, che inaugureremo il 30, è posta appunto nel cuore della zona medievale e databile al XII secolo, proprietà del comune e da sempre sconsacrata. Noi la utilizziamo per tanti eventi, soprattutto eventi raccolti, dove c'è un messaggio molto molto significativo in termini di calore e di intensità anche emotiva. È uno spazio piccolo che è stato riconvertito in un contesto culturale davvero di grande significato. Sono molto lieto di così parlare di questa mostra che è stata inaugurata il 23 settembre a cura dell'Arteca e con un titolo molto importante, Destini incrociati, Italo Calvino a 100 anni dalla nascita, evento che ci sarà prossimamente. La mostra, come vedete dalla locandina, è ricolma di locandine molto molto significative con le copertine dei libri di questo straordinario scrittore ed è appunto composta da una serie di artisti che hanno dato vita ad una mostra di grande spessore emotivo, di suggestione proprio intorno al significato delle opere. E, naturalmente possiamo ammirare le stesse con un percorso che, come in questo caso, inizia da un brano delle città invisibili per poi espandersi al cavaliere inesistente con uno sguardo sugli amori difficili e poi tornando ancora alle città invisibili, quindi una scomposizione veramente di questa opera complessiva di Calvino in maniera davvero egregia, resa anche da queste opere molto significativa perché viene fuori appunto questo messaggio un po' incrociato di Italo Calvino. Ecco, qui andiamo avanti con questa opera che si distingue per questa posizione in rilievo e che si richiama al Castello dei Destini Incrociati. Molto significativo questo abbraccio che uno potrebbe leggere da sinistra verso destra o da destra verso sinistra con un significato poi che va naturalmente interpretato a secondo della sequenza. Ancora le città invisibili che tornano con questa dimensione veramente
astratta, ma anche con un fatto di comunicazione che racchiude tutto il senso dell'opera di Calvino, quindi veramente, veramente mirabile. E ancora Palomar, forse un testo poco conosciuto che a me piace ricordare con una frase che dice che la vita consiste in un insieme di circostanze di cui l'ultima potrebbe cambiare il senso di tutto l'insieme. Forse questa è un'opera di Calvino che ancora non viene molto valorizzata e conosciuta al grande pubblico, ma che è un testo davvero di grande interesse, di grande spessore. Per poi proseguire ancora con un estratto delle Città invisibili e anche Ticon Zero, ecco, anche in questo caso si ripete la riflessione che ho fatto su Palomar. E qui abbiamo anche un'altra opera, sempre un po' significativa, con questo Habemus Papam, che questi frammenti che vengono appunto posti in rilievo con questi ghirigori, direbbe Antonio Tabucchi, con questa grafia. Questa affabulazione calviniana colpisce per questo rilievo così grande, quasi enigmistico, quasi con queste parole che possono essere costruite a nostro piacimento. E qui abbiamo le Cosmicomiche, con un'opera appunto che ne racchiude davvero il significato. E per l'Ufficio Cultura, per il Comune di Tivoli, questa mostra naturalmente rappresenta un momento importante, e da non sottovalutare queste sculture molto particolari che vengono prese, una dalla leggerezza rappresentata da questa piuma che libra verso un aspetto quasi giocoso, quasi a salire e scendere, e poi ecco queste sculture di grande pregio, con questo drago e la farfalla, per andare al sentiero dei nidi di ragno, con questi intarsi davvero di grande fattura e di grande attenzione. Il percorso della mostra prosegue con Rimase solo un corvo, naturalmente raffigurato in maniera sempre su questo blu che campeggia e che domina, e per arrivare di nuovo al signor Palomar, qua abbiamo proprio la rappresentazione raffigurata di Italo Calvino su questi mondi che lui crea, mondi veramente che passano attraverso le epoche. Qui torniamo al Marco Valdo, opera che di fatto segna un po' il passaggio delle stagioni, e con questo stile davvero pregiato, sia da Marco Valdo che nel Cavaliere Inesistente, e per andare verso questo omaggio a Italo Calvino, sempre con un astrattismo morbido, molto delicato, molto, molto sinuoso, ecco, questo è molto bello e rende tutte le opere davvero di grande pregio. Concludono la mostra, l'esposizione, le Città invisibili, in questo caso rappresentate da questa punteggiatura molto, molto particolare che si estende insomma in varie direzioni, e ancora le Città invisibili che evidentemente prevalgono come tema, con questo appunto anche in questo caso astrattismo insieme colorato che poi rispecchia fedelmente l'opera di Calvino, questi colori e questa mescolanza che fanno una miscellanea veramente pregiata. E si finisce con Marco Valdo, con questo delicato approccio morbido, sempre molto così flessibile, e quindi in questa sala Ettore Rosel Franz, veramente è stato veramente un piacere ospitare questa mostra fatta di persone molto competenti e di opere davvero che lasciano comunque al visitatore un ottimo ricordo.